Di AIDS si muore ormai raramente, ma continuano ad essere molti i casi di nuove infezioni da virus HIV. Per tenere alta l'attenzione e per sovrastare il silenzio dei media sulla conoscenza della malattia, Anlaiz Mantova ha organizzato per il terzo anno consecutivo una tavola rotonda dedicata agli studenti delle scuole superiori. Tu sei il tuo futuro, dialogo intorno alla malattia presso l'Auditorium Monteverdi, ha voluto fare chiarezza sui mezzi di trasmissione e sugli strumenti contraccettivi, testando le conoscenze e i dubbi dei ragazzi. Noi abbiamo preparato un test con 10 domande, le domande più salienti per quanto riguarda appunto la conoscenza della malattia e della trasmissione di questa malattia, e naturalmente poi faremo una statistica. E dalla statistica dell'anno scorso è emerso una profonda ignoranza sul tema. E i nostri progetti naturalmente sono quelli di prevenire, per cui noi siamo sempre presenti dove ci possono essere delle istituzioni di informazione e prevenzione, proprio perché comunque prevenire è anche un costo in meno, perché non ammalandosi non abbiamo costo sulla salute. Si considera l'AIDS una sindrome superata e no, purtroppo non è così. E poi c'è una carenza, io direi, tutto si delega alla scuola, a tutte le conoscenze, l'educazione, eccetera, e poco in famiglia si parla veramente di problemi personali, anche perché i ragazzini o le ragazze appena uscite dall'adolescenza parlano col proprio gruppo e il proprio gruppo è allo stesso livello di conoscenze. Per quello che noi cerchiamo di sviluppare un concetto della peer education, in modo che alcuni particolarmente brillanti riescano a trasmettere delle nozioni esatte e interessanti. Territorio a media incidenza di contagio rispetto ai numeri nazionali, Mantova affronta quotidianamente i nuovi casi di infezione nell'unità di malattie infettive. Negli ultimi anni l'attenzione si è spostata dalle categorie a rischio ai comportamenti a rischio, che interessano indistintamente uomini e donne, omo ed eterosessuali. Nel nostro ambulatorio divisionale seguiamo circa 700 pazienti con infezione da HIV e di questi 530 sono attualmente in trattamento per la malattia. La modalità di trasmissione dell'infezione attualmente più rappresentata è la modalità di trasmissione sessuale, che incide per circa l'80% delle persone che attualmente si rivolgono al reparto di malattie infettive con una nu nuova diagnosi di infezione da HIV, quindi con un netto calo della tossicodipendenza, che è stata inizialmente la causa prevalente dell'infezione e che attualmente invece è marginale rispetto al problema della trasmissione sessuale, sia omo che eterosessuale. Spesso la malattia viene diagnosticata ad uno stadio già avanzato, quando il soggetto ha moltiplicato le occasioni di trasmissione. Per invertire questa tendenza, Regione Lombardia, aziende ospedaliere e strutture di volontariato sociale hanno promosso un progetto di fruibilità e capillarità del test HIV in modo gratuito e nel rispetto dell'anonimato.